il K2, raggiungendo quota 5.602 metri e battendo per soli 4 minuti il primato mondiale. Il nostro inviato Pietro Melia lo ha incontrato. Vediamo. Non regge all'emozione Luigi Bevacqua, classe 1962, primo calabrese a conquistare da autorità il Guinness dei primati. Con la sua mountain bike, il 44enne di Tiriolo ha scalato, lo vediamo in immagini amatoriali, l'Himalaya, portandosi in cima al K2, il tetto del pianeta. 5.602 metri di altitudine, coperti in 2 ore e 56 minuti, 4 in meno del detentore del titolo mondiale. No painted trains on the underground, no kids with spray cans, jungle, no offensive. And ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. Go on for another soul. Same building on a different street. Salve, sono Luigi Bevacqua, detentore dei record mondiali. Naturalmente ve ne ha già parlato Vittorio e ho conosciuto l'azienda Ipo nelle varie manifestazioni che hanno svolto durante gli anni. Mi allenavo intensamente, riuscivo a fare 10-11 ore, anche 12 ore di allenamento sotto la pioggia, sotto il sole, e con fatiche non indifferenti, quindi dure, sto parlando veramente di allenamenti duri, da mercenari, se lo vogliamo dire bene, con l'aspirazione di fare passi da giganti. Ci ho creduto inizialmente e sono riuscito a portare a termine tutto quello che io mi ero prefissato. Quando si ha in mente di conquistare se stessi e poi gli altri, non è facile, perché durante il percorso, che non sono pochi, ci vogliono anni di allenamento prima di raggiungere le mete prefissate, naturalmente ti scoraggiano anche i tuoi compagni, i tuoi amici, perché invidiosi di quello che stai facendo, e naturalmente essendo non capaci a fare quello che stai facendo tu, perché sono 3-4 gradini più sotto, si scoraggiano cercando di sbogliarsi, ma con uno come me è difficile che lo sbogli, perché io ho le idee chiare e so quello che voglio, ho sempre creduto in me stesso e sono andato sempre avanti, anche senza l'aiuto di nessuno, ce l'ho sempre fatta e questo mi gratifica e mi fa andare avanti anche oggi, che ho un'età, che non ve la dico, abbastanza avanzata, e riesco a fare quello che sto facendo. Devo dare un consiglio ai giovani: dovete credere a quello che volete fare, e praticatelo con tutto il cuore, perché poi diventa un qualcosa di voi, di voi stessi. Quindi quando già cominciate a raggiungere degli obiettivi, vi fa crescere tantissimo, accumulando tanta energia dentro di voi, che vi fa crescere e di conseguenza vi fa stare bene, come detto prima. Quindi proseguite per questo cammino e non vi scoraggiate, cercate di vivere la vita in armonia con voi stessi. Un'altra mia impresa, quella di scalare il Monte Kailash, sempre sull'Himalaya, partendo da Kathmandu e raggiungendo il Monte Kailash, praticamente montagna sacra. Augurarvi un buon 2023, che siate felici e soprattutto
riuscite a ottenere tutto quello che desiderate. È un augurio che vi mando con il cuore. Spero che assieme all'azienda IPO ci possiamo incontrare al più presto da qualche parte, perché ho piacere a trasmettere quello che io sono riuscito a captare durante il corso degli anni miei, della sia di vita quotidiana e di sport.